finalmente è uscito Jurassic World, il dominio al cinema! E noi non vi faremo nessuno spoiler! Invece cercheremo di rispondere a una domanda fondamentale. Più grandi. Perché devono essere sempre più grandi? Lo scopriremo attraverso i giochi di Jurassic World il Dominio, giochi che neanche il mitico dottor Malcolm, il paleontologo Grant che ritorna, e l'avevo visto da piccolo al cinema io come papà il film, hanno mai giocato! Cominciamo dal pacco numero 0! In tutto ne abbiamo 10, ma prima di aprirli ragazzi facciamo il giro di scatola! Serve una mano, Nicky? Sì, le forbici! Arrivano! Ecco! Ebbene, dopo Salva le scimmie, per Jurassic World è arrivato Salva i Raptor! Che bello! Ci sono tanti mini Raptor che scendono dalla colonna e solamente chi riuscirà... Forbici? Va bene. Ritornano! Grazie! Stavo dicendo, come in Salva le scimmie, chi alla fine del gioco avrà meno Raptor vincerà la sfida! Fuori tutto! Montate la torre, inseriamo i bastoncini. Due bastoncini di ciascun colore per ogni foro. Dall'alto poi faremo cadere qui nella torre di osservazione i raptor. E guardate quanto sono carini e pucciosi. Questa è Beta, questa che è di colore blu. E gli altri sono gli altri 39 piccoli raptor. Infine il dado, fondamentale, perché inizierà il giocatore più giovane, c'è scritto nelle istruzioni, lancerà e dovrà estrarre il bastoncino del colore indicato. Pioggia di raptor! Se qualcuno scende giù fino in fondo ed esce fuori, lo prendiamo subito. Adesso manca Beta. È vero. Ci sono due versioni del gioco. Quella standard, identica a Salva le scimmie, e quella Beta, che prevede la possibilità di sbarazzarsi di 4 raptor. Se prendi Beta. Se fai cascare Beta. Vai, giocatore più giovane, inizia. Tira il dado. Azzurro. Si parte dall'azzurro. Questo. No, già? Sono caduti? 3? Mi dispiace tanto. Andiamo. Verde. Bisogna iniziare da quelli più in alto. Obbligatorio, altrimenti sarebbe troppo semplice. Niente. Azzurro. Occhio che scendono i raptor dalla torre di osservazione. Guardate con che delicatezza, non si è sentito praticamente niente. Neanche far delle tecniche, non si possono tirare così, se no. Ah, ok. Aspetta, sopra. Questo qua va bene, sì. Giusto? Si muovono in gruppo praticamente. Si è formato un cumulo di raptor. Guardate la delicatezza. Sembra Owen quando va lì con la mano. Oh, raptor, a me l'attenzione. E a te l'attenzione. Vai. È presente che poi arriva quello che tu togli e casca tutto? Sì. Tipo questo? Sì. No, niente! E vai! Ci siamo. Salva le scimmie è sempre mitico, ma Salva i Raptor è ancora più carino. Vai, papà. È rimasto appeso, l'ho visto. Dalla torre non è ancora uscito neanche una volta. Eccolo, l'abbiamo chiamato. Vado, eh? Sì. Netto. Incredibile. Pulito, pulito. Azzurro. Bene, bene, bene. Osserviamo dalla torre di osservazione. Nuovo lancio. Rosso. Cioè, arancione. Beh, questo è tranquillo. Il cumulo sta scendendo sempre di più. È una garetta. Merda. Oh, no, no. Questo. Qua sono tanti. No! Incredibile. Incredibile. Sono ancora a zero. Verde. Quando finisce un colore, cosa succede? Succede che quel giocatore è fortunato, salta il turno. Vai, papà. Purtroppo. Questo qua, questo no, qua. Quell'altro. Ma perché? Questo è più alto. Ci hai provato, eh? Ci hai provato. Ma io ho visto che lì non c'era neanche un raptor. Secondo me qua cascano. Occhio ragazzi. Questo è un tipico rumore dinosauro. Guarda, 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 guarda la codina. La vedete dentro la codina ragazzi? Nick sta provando a farlo appoggiare sotto. Oh, un mago. Sento la tensione. Fagli scegliere. Grande! Beh, complimenti, sei stato proprio bravo. Arancione. Ah, questa qua sarà dura. Qua sarà dura. Sì! Ma quindi quando uno se ne becca quanti? Oh, grande! E ancora niente. Arancione, ancora arancione. Beh, qua ce n'è solo uno, non può cadere. No, a te ce n'è uno. Dai! Perfetto! Azzurro.
Azzurro. Ma era facile, Per quello non volevo azzurro. Ah, ok. Arancione. No. No, ho scelto quello giusto, perfetto. Veramente? Sì, magari l'altro ti faceva cadere. Perfetto, quindi adesso dovrebbe uscire un altro arancione, allora, giusto? Invece azzurro. Uno. No, vai da no, non ho capito cadere. Questo è caduto da solo col movimento. Vai. Ok, lo rimettiamo dentro. Azzurro. No. Guardate la selva di Raptor. No. Che c'è in quello azzurro lì? Non ce la posso fare. No. E c'è blu assieme alla selva. Vai, rosso. Quello lì. Pazzesco. Ne hai 5, sono ancora 0, ricordo. Nella mia esperienza giurassica, ragazzi. Almeno uno no, Neanche uno. Perché io ho visto la trilogia iniziale dal vivo, al cinema. E questo mi dà... Ti è sceso anche beta, giusto? Sì, ne tolgo 4. Ok, non è male, dai. Sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dai. 6, dai, alla fine sono ancora 0. Zacate! No, i miei primi! Dammi i cucciolini. 1 e 2. Sì, bello. Salto il turno! Perché salto il turno? Sono finito. No! No! Sono già 8! Ho fatto una mandria! La concentrazione. Se in questo momento parte la zampata di T-Rex, tu. Cos'è quella roba? È la zampata di T-Rex. Tu. Non ce la faccio più a fare. Ma guardate la maestria. Vediamo anche da qua. Incredibile. Mitico, Nicky. No. Sono tutti appesi a quello... A quello verde. Dov'è il dado? Datemi il dado. Il destino. E beh, è rosso. Oh. Beh, dai, sono caduti pochi, Venite qua, ragazzi. Solo uno? Sì. Sì, solo uno. Cosa è uscito? No, arancione. Adesso è decisiva. Arancione? Sì, quanto mi dispiace. Arancione? Non ci credo. Azzurro? Non c'è. Rosso? Cioè, arancione? Azzurro? Verde! Beh, non avevi preso questi due. Ah, giusto, è vero. Mi pareva ce ne fossero altri, in effetti. Grazie. Oh, bene, puoi scaricare tutta la torre di osservazione e andiamo al contaggio. Alla fine è stata equilibrata, 3, 4, 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, abbiamo pareggiato! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No! E adesso chi apre il prossimo pacco? Io! Ecco, ti pare. Vabbè. Apriamo il pacco numero 1! Giro di pacco! Giro! Uno! Jurassic World, il dominio! Così finalmente decidiamo chi tra me e te è il vincitore. Le carte sono speciali, sono dinosauri. E c'è anche una carta scappa che ti permette di scappare dagli attacchi degli altri dinos. Guarda qua, c'è anche il Terizinosaurus! Il tuo preferito! Ma com'è carino con quei lunghi artigli che hanno voglia di graffiarti! Queste sono le regole del gioco, ragazzi! Queste sono le carte! Andiamo come sempre da 0 a 9, poi abbiamo le carte azioni speciali e, novità, la carta fuga, che anche cambia colore. Mi sa che è questa, però. Ah, hai ragione, giusto. Sarà scappo! Che adoro il tiro. Ma non scappare! La carta fuga ti permette di annullare l'effetto di una carta azione. Ammettiamo che uno ti gioca contro un più 4 con tanto di T-Rex, con tanto di Atrociraptor e tutto, tu gli dici no caro e gli butti questa. Distribuiamo le carte. 7 come sempre. E poi andiamo a scoprire quella di scarto. È rossa, è un 5. Vale sia il numero ovviamente che il tipo di dinosauro. Inizia il giocatore più giovane. Cambio colore. No, il T-Rex cambia il colore. Giallo. Che colore vuoi? Giallo? A me va bene. Ti lancio un 8. No, il Dilophosaurus, quello che ti sputacchia. E cambiando... No, ancora! Quando si fa inversione, quando si gioca in due, ovviamente tocca all'altro gioca. Pesca, se non è una carta. Fortunato! Hai trovato l'Indominus? Sì. Allora rispondo. Giallo con giallo, Atrociraptor! Vedo che non hai carte. Yes! No, che colore! Occhio. Blu, che non è blu. Ragazzi, vi mostro le mie carte. Così giochiamo assieme. Baryonyx! Baryonyx! Come? Ce l'hai anche tu? Cosa facciamo adesso? Posso solo che pescare e sperare di essere fortunato! Il giallo mi porta fortuna. Ricordatevi di gridare uno, ragazzi. Passi? Molto bene. Io scarto. Pum, riprendo le zampate. No! Più 4! E noi non abbiamo una carta. No, fuga! E vabbè,
Ricordatevi che dopo il più 4, che non potete sommare secondo regole ufficiali di 1, non potete giocare. Scelgo. Red, vai col rosso. Beh, vuoi che non ce l'abbia? Mi giro un cambio turno e mi gioco da solo. Poi non ho niente e vado a pescare. E tocca a te, non è possibile. Passo. Passi? Mi dispiace. Ma anch'io devo passare, non è possibile. Aspetta, questa non c'entra. Passo. Ancora. Ok, userò la carta fuga come cambio colore, cosa che è possibile. Scelgo blu, d'altronde è blu. Non ce l'hai, vero? Quindi adesso si va a scarto completo. Anch'io continuo. No, Fortunello, ti ha aiutato l'Atrociraptor. È il momento di cambiare colore. Verde. Tanto non puoi avere il verde. No! Uno, non ci credo. Ma tu non te l'aspetti. Con questa ti faccio saltare il turno. Sicuro? Cosa c'è? Carta vincente. No! È quella della fuga? Non ci credo. Scappo! Ebbene, in questo... Scappa a prendere il prossimo pacco, Fortunello. In questo uno non c'è la regola che non si può scartare una carta speciale come ultima. Giro di scatola! Iniziamo con i dinosauri. Amici! Arrivano! Questo è un raptor. È mini ed è telecomandato. E anche puccioso. Leggendo al volo le istruzioni, servono 3 batterie AAA che non erano, Davide, incluse nella confezione. Vai! Oscuriamo l'operazione. Illuminiamo! Vediamo. Guarda, lo faccio avanzare. No! L'hai fatto cadere! Devi girare! Sì! Ce l'ho fatta! No, il pacco numero 9! Il pacco numero 3! Eccolo lì! Giro di scatola. E andiamo sul tavolo! All'interno abbiamo... Scende! Esce! Gli Heroes of Gujitsu! In versione anche Jurassic World. Ne abbiamo già visto uno nel video di Sonic. Adesso sarà blu, che possiamo tirare tutte le volte che vogliamo. Deformare. Lui tornerà sempre in forma. Si può anche muovere la sua mascella. Dovrebbe aprirla e chiuderla. Funziona? Bello! È squisciosissimo! È dentro proprio blu. Guarda che coscia. Carinissima. Ragazzi, blu entra di diritto nella forse futura classifica del dinosauro del dominio migliore del giorno. Ma lo scopriremo col pacco numero 4. Zippiamo. Forza dinosauro. E nella scatola non potevano mancare anche i Lego dedicati a Jurassic World il dominio. E qui troviamo il dino Lego più grande che si sia mai visto. 29 centimetri di Kelso. Oh mamma. Ecco, non mi ricordo. Eccolo il nome. Ah, ecco. Prova a dirlo tu, scusa. Quetzalcoatlus. Ecco, più o meno. Provate a dirlo anche voi, ragazzi. Vi scriviamo il nome qua sopra. E guardate l'apertura. Mamma. Alare. È gigante! Si inizia proprio dal dinosauro! Passaggio numero 1! E questo è il set attacco aereo del... ci provo, Quetzalcoatlus! Ce l'ho fatta! Bene, ora siccome stiamo parlando di dinosauri andremo a costruire solamente il Quetzalcoatlus. Dopo ovviamente faremo anche l'aereo con cui Owen e Claire e Kyla scappano. Ma non spoileriamo. Ascella 1 e ascella 2. Non oso pensare quanto possa odorare un dinosauro. Guarda che grande! È enorme! È il dinosauro più grande mai visto! Dove sta andando? Dove sta andando? Io so dove sta andando. Al pacco numero 5! Oh! Ma chi ha fatto questo verso? Dovete sapere, ragazzi, adesso faccio quello dei documentari, che il Quetzalcoatlus caccia in questo modo. Giro di scatola! Prende i pacchi con il becco e li trasporta. Mentre all'interno del pacco, come sentite, ruggisce un altro dinosauro. Chi è? Dinosaurus! Sì, hanno fatto finalmente il dinosauro preferito da Nicky! C'è il DNA! C'è anche il DNA. È da scansionare. In questo modo avremo informazioni aggiuntive nell'applicazione. Guarda come si muove! C'è un pulsante sul retro che permette di muovere in avanti il suo muso. Ma adesso vediamo il DNA. Sei subito curioso. Aspetta, devo mostrare anche la sua mossa incredibile. Il DNA è lì dentro. Sembra la SIM di un telefono. Ok, scusate. E da questa parte, se voi muovete la coda a destra e a sinistra, lui è pronto a sferrare attacchi con i suoi artigli. E potete ovviamente divertirvi a metterlo in posizione, avendo le braccia incredibili. Ovviamente sto da... C'è un modo per farlo stare zitto? Non lo so.
È ferocissimo! L'interruttore! Ah, non ce l'ho! Non mi spegnerò mai! Ah. Io direi di mettere la nanna sul divano. Questa è l'unica soluzione. C'è solo un problema! Ecco, la challenge. Devi riuscire a prendere la scheda per scansionarlo senza farlo svegliare. Grande! No, devo girarlo! No, è dalla parte sbagliata! No! Sfida persa! Andiamo in scansione con l'app? L'ha già riconosciuto! Incredibile! Bello! È proprio lui! Laboratorio realtà aumentata. Lo inquadro di nuovo. Che succede adesso? Togliamo questo. Ma ce ne due! No! Ce l'abbiamo nel nostro salotto! È il terrizzino! Sta saltellando! Non ci posso credere! Questo bottone? Oh, è visione termica! No, vediamo dov'è più caldo! Sulla coda direi che è freschetto. È più caldo sulle unghie che nella coda! Incredibile! E ci sono altre visioni? Possiamo guardare dentro di lui? Guarda, possiamo fare la foto! Guarda com'è piccolino cuccio... Ah! Non così grande! Non ci sta in salotto! Cosa... È enorme, Nicky! Guardalo! Cosa sta facendo? Ma no! È troppo grande! Io preferisco quello piccolo. E adesso vediamo le curiosità! Scopriremo di tutto su di te! Queste qua e dimensioni rispetto a quelle umane. Ok, direi che erano piccole. Due mucche! Due mucche? Mangia erba e vive in Asia. Oh, bene! Direi che non rischiamo di trovare un vicino alla Cina. Terizinosaurus dalle nostre parti. Proviamo i giochi adesso! E vai! Che bello! È il classico corri e insegui e soprattutto raccogli l'ambra e a un certo punto incontrerai durante il tuo percorso anche dei simpatici dinosauri. Vedo Dino? Vedo Dino? È il terrizzino? Ehi, è proprio lui! Grande! Sbloccato! In altro gioco scegliamo dei suoni. E possiamo così personalizzare la nostra esperienza. Si possono anche registrare ed è compatibile con il playset avamposto. Cioè, i set sono proprio pensati per metterci anche al telefono. C'è di tutto. E andare a ricreare poi delle scene di gioco. È arrivato il momento del pacco numero 6! Non abbandonatemi qua! Ho scoperto che fa i suoni anche solo muovendolo. Il terrizzino ci dà una mano! Anzi, facciamo anche un artiglio! Facciamo 3 artigli! C'è qualcosa di incredibile. Jurassic Park. È vero, questo non c'entra, è l'unico fuori tema. Ma quando l'ho visto, ragazzi, non potevo non aprire una cosa del genere. Transformer unito a Jurassic Park. Abbiamo un Autobot, quello buono, e quindi JP93, che sarebbe la Jeep, 93 è l'anno del film, contro Tyrannocon Rex, che sarebbe il Decepticon. Dinosauri. E Jeep, anche a me mi ha fatto morire dal ridere. Sono giganti. E sono veramente bellissimi! Hai fatto il giro di scatola? Giro! Wow! No! Come stanno i miei dino? Eccoli! Ah, non si fa questo ai dinosauri! Guarda, c'è l'amico DNA! È troppo bello! Piacerebbe anche John Hammond! Forza, fuori tutto! La scena epica, la Jeep e il T-Rex! Qui c'è una versione di cartone che replica proprio la scena del film quando il T-Rex inizia a giocare con la Jeep. Qua ce l'hanno i due bambini, no? Ma che forte, bellissimo! No, la Jeep ha le ruote funzionanti! E Nicky, guarda qua! No! Cos'hai? Una mitragliatrice! No, ma è bellissimo! Uccido mitragliatrice! Oh, è il momento di trasformarsi! Dammi! Vai. Arriva il cattivo e poi arriva il buono a salvare. Mi sembra un'ottima idea. Alza il collo, mi pare chiaro, vero? Sembra che abbia le ali, guarda che carino. Carino. C'è un T-Rex volante. Ci so, è solo a lungo. Grande, non so come ma ce l'hai fatta. Siamo arrivati al punto 9. Ecco il busto, inizio a vederlo. Ed è pronto alla conquista. Ah, no, sono aperto. Non è ancora pronto. Alla... A parte che così sembra un pollo, alzato così con le gambe. No, Nicolò, quando hai finito? Adesso. Non vorrei che mi scappasse un rottino. Finalmente tiranno con Rex è pronto. Oh, ci siamo. Chi salverà Jurassic Park? Chi lo salverà? Lui. La Jeep sembra piccolina, ma dentro nasconde un cuore Autobot. Qua sotto. E anche un mitragliatore che non fa per niente male. Ma ti pare modo di mettere i tiranni con Rex? Ma l'hai visto?
Spiaccica. Come sta dormendo? Mentre aspetta. Ma non così che sembra un pollo. Comunque ragazzi, dettagli veramente strepitosi. È un pollo, boh. Geniale la trasformazione. Ricordo che non ci sono le istruzioni per trasformarlo al contrario. Guardate come sono state nascoste le zampe, che così non si vedono praticamente. Sembrano aridaglie a due cosce di pollo. Però a parte gli scherzi, veramente molto bello il meccanismo. Come si forma una chela grazie alla coda, un'altra cosa geniale. Papà, guarda che bello. Vai. No, non staccare le portiere. È iniziata la trasformazione. Non è per farti entrare. Qua abbiamo meno passaggi e dovremmo cavarcela velocemente. L'Autobot è pronto. Ecco JPay 93. Ma hai portato un'arma per combattere questo popò di tiranno? Sì. E dove? Dove l'hai preso? Non si può mettere dietro. C'è un incastro fatto apposta. Carica, 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 carica. Kela. Anzi, per i rumori di fondo so io chi scegliere. Ah, il nostro miglior DJ, il Terizzino. All'attacco! A cavallo! Questo sì che è lavoro di squadra. Il prossimo pacco! Questa sì che è una squadra, ragazzi. Numero 7. È sempre più grande. Ma perché li fanno sempre più grandi? Torniamo alla domanda. Ma perché li fanno sempre più grandi? E per questa serie sono ancora più grandi. Guardate, è gigante anche il DNA. Il tiranno. Cosa guardi nella bocca del tirannosauro? Non posso pensare l'alito. Anche lui c'ha il pulsante. E c'ha il morso. No, che forza. Andiamo anche lui. Liberiamolo. Dinosauri più piccoli. Ma che bocca gigante ha? È enorme. Ha una mascella. Dopo dovrà fare una battaglia. Teresino contro tirannosauro. Tirannosauro devasta e divora. Gli ha dato un nome proprio gentile. Molto bello. Perché dopo facciamo una battaglia adesso? Cosa dici? Sì. 3, 2, 1. Via. Mi posso alzare. Che male! Scodata! Che finito! È impossibile, ragazzi! Decidete voi chi è stato il vincitore! Perché noi potremo continuare per sempre, mentre invece ci aspetta il pacco numero 8. Andiamo! È andato. Questo è veramente grande. È pesante. Giro di scatola. Giro. Attento. Cosa c'è dentro? Strappata. La scritta diceva Giantino. Roma. E qua dice Gigantosauro. Prepariamoci. Cos'è al dinosauro più grande che si sia mai visto. Fai il giro che devo vederlo. Che giro? Oh, che giro è quello? Sei tornato al punto di prima. Giro. Voglio vedere lui. Ma sei tornato nel punto di prima. Voglio questo giro qua. Eccolo. È enorme. Stiamo parlando, credo che si debba montare la coda, di 99 centimetri, un metro di dinosauro. Mi sta schiacciando. Occhio ai pezzi di gigantosauro. So come montarlo. È così grande. Queste sono le istruzioni, ma è molto semplice. Ci sono 4 pezzi principali. Mi sa che non ha il DNA. Le due cosce. Sembra che non ce l'abbia. Ha fatto un bel click. La seconda coscia. Un modello più piccolo, no? La coda è estrema. Guardate che grande. Potrebbe essere la coda di Nicolò. È bellissima. Vediamoti. Beh, guarda che dimensionata, eh. Inserisci la coda. Attenzione. Vabbè, che gigante. Probabilmente c'è un modello più piccolo con anche che forse c'ha il DNA. Mi raccomando, la coda dalla parte giusta. Non sbagliare, già mi stai schiacciando la faccia. Eccolo. No, oh, vabbè. È enorme, non ci credo. Quindi adesso tu dovresti riuscire a comandarlo dalla coda con una forza immonda. No, come? Cosa si fa con una coscia in mano adesso? Non avevo fatto bene il click. Ah, ecco, ristabiliscila. Sistematemi. Vedo già degli spuntini sul divano. Ma senti, apri la bocca quando gli muovi la coda. No. No, delusione. È una delusione. No. È bello perché è grande. Questo è stato bello se avesse anche questo DNA. È vero. La bocca che si apre. Beh, però c'è una funzione. Cosa? Chiamata pappa e scappa. Nel senso che lui mangia.
qua forbici dentro. Oh, sono buonissimi. Ma veramente gli hai dato le forbici? Sì. E questa è la versione scappa, per cui non ci posso credere. A le forbici aiutano a... la digestione, no? No, aiutano a fare i denti. A fare i denti, giusto? Si affilano, mi sembra un'ottima cosa. Guardate quanto è grande. Prima dell'ultimo pacco, recupero il T-Rex. Bravo, recuperalo. Io nel frattempo mostro gli snodi di questo signorino, che come avete visto può muovere la bocca, leggermente gommata, le braccia, quello che stavo per dire, le gambe e dalla coda, prendendolo per bene, riuscite anche ad afferrarlo e a muoverlo. Però è veramente grande da maneggiare. E si può utilizzare anche per inghiottire i dinosauri più piccoli della serie. È in America. Ah, ok. Sono americano, sì, sono americano. Pesa 4 macchine. È molto interessante. E cosa mangia? Carne. Anch'io. Abbracciami, vogliamoci tanto bene. Bene, nel frattempo, mentre nasce Nicolò lì abbracciato col gigantosauro, vado a prendere l'ultimo pacco. Vai, giro di scatola! Ma come fa a essere più grande? L'unica risposta è che il dinosauro diventi tu! E tu sei più grande anche del gigantosauro! Questa è la maschera vera e propria di T-Rex! Lì dentro ci vedi? Quando lo attacchi sotto alla mandibola, cioè in realtà c'è una fascetta tipo casco, ogni volta che apri la bocca lui inizia a fare rumori e automaticamente muove anche le sopracciglia. Come devo attaccarlo? Qua sotto, tipo caschetto. Così, perfetto, è così. C'è il velcro e poi in automatico, quando tu apri la bocca, avete visto? L'apre anche lui. Nicolò, ti presento Nicolò Rex! Com'è l'impressione di vedersi Rex? Dita nel naso. No, non si mettono le dita nel naso. A parte che è talmente grande che ci stanno anche le mani. E trema anche la luce. È arrivato il difficilissimo momento di scegliere il dinosauro preferito del giorno. Io non lo so. Come non lo sai? Il terzino. Oppure... Beh, anche salva i raptor. Guarda dove si è messo il colt. Non ce la faccio a dire il nome. Allora, io scelgo e per me... sono belli anche questi. Io resto veramente amante del primo Jurassic Park. È più deludente questo. Mi aspettavo grandi cose. È grande, però finisce lì. Mentre la possenza del T-Rex è veramente super. Sarebbe come il T-Rex, bellissimo. Ah, se fosse così sarebbe bellissimo. Comunque nella sua pancia ci possono stare circa 20 mini dinosauri. Il T-Rex... Ti dicevo, ma... Sì. Più grande dentro sarà pieno di cose. E invece ciccia, è tutto vuoto. Dicevo, secondo me hanno fatto anche una ottima evoluzione. Questo era il T-Rex della nostra collezione del primo Jurassic World. Guardate quanto è più possente. Ah, no, come apre la bocca. Questo, anche il collo è più taurino, i movimenti sono molto migliorati. C'è un pulsante sul retro che qua mancava per fargli aprire la bocca. Il meccanismo di scatto era più difficile. Qua invece viene praticamente spontaneo. Buono. Sì. Buono. Dai che ce la fai. È diventato più coccoloso di blu, ragazzi. Ma soprattutto, fateci sapere sul nostro profilo Instagram GBR qual è stato il vostro gioco di Jurassic World, il dominio preferito. E se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, mettete un pollicione. E non abbracciate, ragazzi, il vostro T-Rex sul divano. Perché non c'è? Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao!